Tra il bene e il male c'è sempre una porta, io l'aprirò. A citare il poeta dei Doors, Jim Morrison, è Carmine Ciofani, presidente della Rotary Club Pescara Nord, cui si deve l'organizzazione di Pescara a Luci Gialle, il festival della letteratura del brivido andato in scena in città dal 5 al 7 maggio. E l'invito è arrivato forte e chiaro. La porta in questione è quella della città che Ciofani ha invitato ad aprire per una full immersion nell'universo del giallo e delle sue tante declinazioni. La voglia di brividi si è imposta ormai sui gusti letterari di un pubblico sempre più numeroso. Le motivazioni sono tante e tutte plausibili. Molti individuano le ragioni di questo successo nella funzione consolatoria del giallo. Confinare nella pagina scritta e letta crimini, misfatti, sangue, violenze e efferatezze varie dovrebbe servire a rendere le nostre piccole vite quotidiane meno nere. My only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Pescara Luci Gialle ha intercettato questo feeling appassionato e se n'è fatta interprete proponendo per 3 giorni una serie di incontri tematici ad altissimo livello, dai metodi investigativi al giallo storico, dal biografico al medievale, dai misteri della cronaca alla cybercrime, dal thriller psicologico alle recensioni sul web. Il giallo, insomma, è salito in cattedra per raccontare se stesso e raccontare la società in cui viviamo. Inaugurazione ufficiale del Festival Pescara Luci Gialle nell'Aura Rossa dell'Università d'Annunzio, con i saluti del professor Carlo Conzani, direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, e del presidente del Rotary Club Pescara Nord, Carmine Ciofani. A seguire gli approfondimenti della professoressa Alessandra Calanchi su Arthur Conan Doyle, della professoressa Lorella Martinelli sulla traduzione del polar francese, della professora Saverio Sant'Angelo sulla poliziesco algerino e della professoressa Elena Ricci sul commissario Habib, le indagini di un maigret africano. A presiedere i lavori il professor Claudio Vinti dell'Università di Perugia. I walk in a barn immediately. I sense danger. You look at me, girl, if I was some kind of a total stranger. È un motivo di particolare soddisfazione il fatto che all'università, quindi al lato scientifico, sia stato riservato proprio l'apertura di questo convegno. E questa è la migliore dimostrazione che non esistono letterature di serie A o di serie B. Dal punto di vista formale, chi si occupa di queste problematiche sa che ormai queste sono residui del passato, ma di una visione un po' superata delle cose. Quindi la letteratura gialla è sicuramente una letteratura che a tutti gli effetti ha diritto anche di albergare nelle sale, nelle aule universitarie, essere oggetto di ricerche e come lo è stato appunto negli ultimi anni. Il fatto che a questa prima mattinata, a questa prima parte, partecipino docenti che arrivano dall'Università di Urbino, di Perugia, oltre che alla D'Annunzio di Palermo, le dice come questa tematica sia ben diffusa e sia oggetto di trattazione da parte di diverse personalità. Negli ultimi tempi la ricerca scientifica ha guadagnato molto dalla conoscenza anche dei meccanismi del giallo. Diciamo che ogni lavoro scientifico, da un certo punto di vista, è un po' un giallo. E riesce a avere e a conquistare anche il pubblico proprio se riesce a creare le premesse di un interrogativo che poi si svolge e la cui soluzione si ha soltanto alla fine. Si può pensare ad un corso specifico su questo tema, secondo lei, a livello universitario? Come no? All'interno delle varie accentuazioni, non solo della letteratura italiana, della teoria della letteratura, ma anche in generale della comparatistica, credo che questo sarebbe sicuramente un'altra petalo da aggiungere a questa margherita. E allora magari qui, alla D'Annunzio di Chieti Pescara? Come no, ci sono delle professionalità tra l'altro che si occupano di linguaggi settoriali specialistici e quindi si potrebbe fare veramente un tentativo in questo senso.
Per quanto mi riguarda, il mio intervento si concentrerà su un autore, Didier Danenc, noto, diciamo non tra i più noti rispetto agli standard del poliziesco francese, e mi occuperò per lo più delle traduzioni di un racconto, cercando di mettere in evidenza quali sono le caratteristiche a livello linguistico e a livello traduttivo che riguardano appunto il Polare. La città del Festival del Giallo è Pescara, Luci Gialle, e il sindaco di Pescara tiene a battesimo questa prima edizione. Abbiamo già sperato tutti che ce ne possa essere un'altra, ma intanto siamo all'inizio. Che esperienza è secondo lei per la città? Io penso sia un'esperienza positiva. Il giallo è un filone che frequento, che apprezzo e che certamente ha subito sviluppi, perché da Agatha Christie in poi è cambiato un po' l'approccio. C'è tutto questo filone del cosiddetto giallo mediterraneo, il cui epigone è in qualche modo Manuel Vázquez Montalbán, poi il nostro Montalbano di Camilleri, ma penso ai lavori di Jean-Claude Izzo in Francia, penso a Petros Markaris in Grecia. Attraverso il giallo si descrive la società. Qual è il suo autore preferito in questo campo? E qui ci avventuriamo su una materia complicata, perché io sono un lettore molto vorace, quindi tendenzialmente Manzini negli ultimi è uno che apprezzo molto, mi piace. Io continuo a trovare Camilleri straordinariamente efficace, nonostante la veneranda età e nonostante il numero di libri scritti. Ricordo naturalmente anche la scoperta di un allora sconosciuto magistrato, che era Gianrico Carofiglio, che oggi è uno scrittore da 1 milione di copie all'anno. E poi naturalmente all'inizio Martin Vázquez Montalbán, il suo Pepe Carvalho, che è un po' l'archetipo dell'investigatore contemporaneo, perlomeno dal punto di vista della letteratura. Un antesignano anche di questa attenzione rispetto al cibo, perché oggi il food è diventato una specie di mania collettiva, ma Montalbán già da 30 anni insomma associa alle gesta di Pepe Carvalho notazioni sulla gastronomia e anche sulla letteratura. Lasciata l'università, il programma di Pescara a Luci Gialle è proseguito nel pomeriggio al Museo Vittoria Colonna. Primo appuntamento in calendario con un enigma tutto di casa, l'arte di scomparire, il mistero di Federico Caffè. Seguito poi dal metodo investigativo, da Sherlock Holmes a CSI, con la presenza del vice capo della Polizia di Stato, Luigi Savina. Un incontro condotto da Angela Capobianchi e Enzo Verrengia e con il supporto di immagini curato da Pino Bruni. L'ex investigatore ha mantenuto inalterata la curiosità, l'approccio a chi scrive, a chi vuole soprattutto persone di grande rigore, come Angela Capobianchi, di cui ho letto in anteprima molti romanzi, e quindi che scrive non soltanto con un ritmo ma anche con grandissimo rigore, per verificare se quello che scrive appartiene al vero e alla realtà. Sono qua poi anche un consentito come abruzzese, perché sono lieto e onorato che un'iniziativa come questa nasca a Pescara, in questo Abruzzo meraviglioso, ma che ha bisogno di questa e di molte altre iniziative. Quindi è un atto di, anche questo un atto di amore nei confronti dell'Abruzzo. Dall'intuito dell'investigatore di un tempo anche alla tecnologia e ai metodi ultrascientifici di oggi, immagino che la sua risposta sia la soluzione nel mixare sapientemente i due elementi. Cosa che di per sé detta così potrebbe essere semplice, molte volte semplice non è, perché essendo datato, avendo iniziato negli anni 80 a fare l'investigatore, vedevo come molti allora negli anni 80, quindi senza risalire a Sherlock Holmes, valiva molto l'intuito dell'investigatore, ma anche una certa capacità dialettica che riusciva magari nei primi momenti, ovviamente negli omicidi non seriali o non di criminalità organizzata, in una qualche maniera a comprendere la persona, quello che poteva essere l'autore, per assistere poi nella parte finale della mia carriera a questi metodi rigorosamente scientifici, perché si va alla prova, come è noto, col nuovo codice di procedura penale dall'89 in avanti si va a dimostrare in tribunale, quindi questa è. Molte volte però c'è il rischio che andare a una prova rigorosa ci si va a schierare dietro il parere di uno scienziato, di un professore universitario che è bravissimo, ma la difesa schiera a sua volta un altro professore universitario altrettanto bravo, che magari non deve dimostrare il contrario, è sufficiente che insinui il dubbio e nel dubbio proreo.
Quindi c'è un rischio, sì, insomma, un rischio di questa tecnologia. L'eccessiva tecnologia dà proprio questo rischio. Allora ecco perché il giusto mix a cui lei faceva riferimento, molte volte ce lo siamo chiesti in qualche omicidio adesso, senza volerli citare, che sono apparsi sulla stampa, ci siamo chiesti, ma quella persona che è accusato di un omicidio pubblicamente, che non poteva, ma se forse il vecchio maresciallone di un tempo gli si vedeva, gli si sedeva vicino e diceva ma guardi così, ma le sue cose, ma è bene chiarire subito, probabilmente forse si sarebbero risolti molto prima. Il viaggio continua perché Pescara Luci Gialle è luogo di curiosi. Questa volta si indaga sulle scrittrici in giallo e nero e ci si domanda se esista una specificità al femminile. L'incontro con Gabriella Genisi e Marilu Oliva è stato moderato da Angela Capobianchi e Maristella Lippolis. Non c'è una specificità del giallo al femminile, ma c'è una specificità degli autori, cioè in Italia, come ha sottolineato spesso anche Maurizio De Giovanni, io mi accodo a quello che dice lui, in Italia ci sono tante scuole, ci sono tanti autori, tutti molto particolari, e in realtà non sempre riconosci se si tratta di un uomo o di una donna, non so, c'è il noir o il giallo sociale, c'è il noir c'è il noir storico, c'è il giallo il giallo magari un po' più rosa, ci sono veramente tantissime scuole e tu, riconoscendo la scuola, puoi riconoscere l'artista. Quindi, però avete detto anche, non era tanto facile poi rendere protagoniste di questo tipo di narrativa delle ispettrici, insomma. Tra l'altro ispettrici che non rinnegano affatto il loro essere donne e anzi esibiscono tacchi 12 e quant'altro. Pur molto diversa l'ispettrice, anzi il personaggio di Marilu Oliva e invece la Lolita Lobosco, che è proprio un commissario di Gabriella Genisi. Però appunto questo loro essere donna porta anche un quid in più nel metodo investigativo, o semplicemente un modo diverso di procedere, secondo lei? Sì, assolutamente lo porta, perché comunque questi personaggi femminili, anche scritti da uomini, però parlo del mio caso, ad esempio la Guerrera, che non è un esponente della polizia, porta, diciamo, il dono della complessità tipicamente femminile, quindi sicuramente riesce a dare uno sguardo in più a tutto tondo. In più la Guerrera mi serviva proprio per decodificare il mondo salsero, notturno, dei balli latinoamericani, dove si svolgono la maggior parte dei delitti, almeno nel primo romanzo, ma anche nel secondo e nel terzo sono ricondotti comunque all'ambiente latinoamericano. Lei fa come da tramite. Sicuramente l'ispettore, senza questa sua complessità totalmente femminile, non avrebbe potuto risolvere le indagini. Lei è molto dolce anche nell'esposizione del suo racconto, insomma, pacata, dolce, però è stata definita da De Giovanni una voce roca e graffiante, e forse la più roca e graffiante del panorama italiano. Come ci si dedica a quel tipo di scrittura così apparentemente diversa da lei? Perché insomma lei non mi sembra un serial killer, quindi... La ringrazio. Delle volte mi dicono proprio, ma sei così dolce, sei così... Non sembri la psicopatica che immaginavo, mi dicono. È il lato oscuro. Esatto. No, il noir, il problema è che il noir è abbastanza contraddittorio, perché da un lato il noir ti induce a scoprire la parte oscura che c'è nella vita, mentre nel giallo no. Pensiamo a Jessica Fletcher lo potremmo far vedere anche ai nostri bimbi, perché comunque è tutto molto sereno, sappiamo che alla fine il cattivo verrà messo in prigione, anche se è lì con Jessica Fletcher il cattivo che tira fuori la pistola, noi sappiamo che compare lo sceriffo, siamo sereni. Ecco, nel noir non è così, nel noir non viene messo in prigione spesso il colpevole, delle volte è addirittura lui che parla, no? E conduce il lettore dalla sua parte. Quindi il noir è più inquietante da un lato, perché ti induce al dubbio sulla parte anche negativa della realtà, però per assurdo nel noir c'è uno spiraglio di luce, perché questa consapevolezza che tu scrittore devi acquisire e che il lettore anche potrebbe acquisire, senza poi svelare chissà quali verità, però questa consapevolezza, questo sguardo lucido sulla realtà, in realtà ti servirebbe come fine più nobile per renderla più bella, per migliorarla.
la funzione consolatoria del noir e del thriller, se ne parla, lei è d'accordo? La funzione consolatoria io la vedo solo esclusivamente nel giallo, il noir non è consolatorio, il noir ti scuote e ti fa star male. Io quando scrivo e mi informo prima, mi documento, non dormo, il noir è uno schiaffo, il giallo è una carezza. Invece il commissario Lolita Lobosco, che è il personaggio dei libri di Gabriella Genisi, dicevo, qui siamo un personaggio istituzionale che però insomma poi ha i suoi momenti poco istituzionali e sempre con una specificità femminile. Ha raccontato prima un po' come è nata anche quasi casualmente la voglia di scrivere gialli, però io chiedo come è nato proprio questo personaggio, perché donna, perché con quelle caratteristiche. Allora, e con quel nome così evocativo. Infatti, partiamo dal nome. Il nome Lolita Lobosco è stato scelto perché ovviamente di chiara ispirazione nabokoviana, ma perché è un nome evocativo di seduzione, di malizia e di estrema femminilità, che è in forte contrasto con il mondo della polizia, ancora oggi forse un mondo molto maschile. Il personaggio di Lolita Lobosco appunto è ispirato al commissario Montalbano. Però poi, come dire, si muove per conto suo, è una figura a tutto tondo, una figura molto femminile che si misura appunto con questo ruolo difficile, che è quello del commissario degli omicidi, in una città molto calda come la città di Bari, dove c'è un'escalation di violenza e quindi il suo ruolo, come dire, è di primo piano. È una donna di temperamento molto particolare che al di fuori poi del mondo del lavoro vive le sue passioni senza remore, senza nascondersi, soprattutto dietro al ruolo. Anche qui minigonna e tacco 12 ne abbiamo messe in correlazione in questo incontro, però non era neanche facile poi e neanche, come dire, plausibile quasi immaginare un commissario che va in commissariato vestita così. Invece poi lei poco fa ha rivelato che tante ispettrici, tante donne in polizia si sono ritrovate nel personaggio. Sì, di recente mi ha presentato proprio in un circolo Rotary, tra l'altro il Rotary qui è partner nel Festival, esatto, un vicequestore donna che mi ha detto di essersi riconosciuta integralmente nel personaggio di Lolita, quindi nel parlato, nel modo di vestire anche, non chiaramente con la minigonna in ufficio, ma con il tacco sì, senza rinnegare la propria femminilità, errore che molte donne negli anni 80, quando hanno cominciato a ricoprire questo ruolo, invece hanno fatto, cioè si sono un po' travestite da uomini, ma noi siamo donne, siamo diverse, abbiamo delle caratteristiche diverse che non bisogna assolutamente allineare a quelle maschili. Ultimo incontro della giornata, incontro clou, quello con l'ospite internazionale ed è Wulf Dorn, autore di tanti thriller, e si parlerà proprio di thriller psicologico questa sera in questo spazio. Io personalmente sto leggendo Il Superstite, ma prima di quello c'è stata La psichiatra e adesso c'è anche il nuovo libro di Wulf Dorn. Intanto vorrei chiedere allo scrittore, che è coadiuvato da una scrittrice ma anche in questo caso traduttrice che ci aiuta, Cristina Icardi, vorrei chiedere a Wulf Dorn perché la scelta di raccontare cose che stanno nella nostra testa. Well, I actually started writing horror stories but one day I realized that it's not werewolves and vampires that scare me, it's more what's deep in the human mind. So the actual monster that scares people is the human mind, it's a human. Allora, io ho iniziato scrivendo storie horror, ma a un certo punto ho realizzato che le cose che mi facevano veramente paura non erano i mostri, i vampiri, ma quello che si annida nella mente umana. E quindi ho deciso di parlare di quello, che è quello che fa più paura di tutto. Quindi c'è più horror nella nostra testa che nella fantasia degli scrittori. Horror in our mind and in the writers.
fantasy. Yes, I think it is writing about your own fears that drives me going on in my stories. Sì, lo scrivere delle mie paure è quello che mi fa continuare a scrivere e a avere sempre nuove storie. Io personalmente sto leggendo Il Superstite, storia ad alta tensione, ma sì, ci sono i delitti in senso classico, no? Però c'è veramente una tensione appunto narrativa e mentale, psicologica, quei libri che ti fanno, che non ti fanno vedere l'ora di andare a dormire la sera per non dormire, no, Dio scherzo, per andare avanti nella storia, quindi cercare di capire come le storie personali dei singoli personaggi, e sono tante storie, poi c'è naturalmente un protagonista o una protagonista, insomma, per cercare di capire come poi confluiscono in una soluzione che è soluzione del caso, ma che è anche soluzione della vita di queste persone. Your book and of life too, of life as well. Well, I think this is the most difficult question one can ask, and for me it is, I think it's always the question itself that drives me writing, and yeah, I think there is no simple answer on that particular question. Questa è la domanda più difficile che uno mi possa fare e penso che non ci sia una risposta, ed è proprio questa domanda che mi fa continuare a scrivere, a cercare di trovare una risposta. Benissimo, allora l'ho portato fino a Pescara per fare una domanda a cui non si poteva rispondere. I'm proud. Yes, and it's a great pleasure to be here tonight. It's awesome, and I see all the people here, and it's wonderful being in Pescara. I'm very grateful for the invitation. Tra l'altro lui ha seguito gli incontri precedenti, non è arrivato qui un minuto prima del suo incontro e poi insomma sgattaiolato via dopo, no, lui è qui da oggi pomeriggio, ha seguito tutti gli incontri, coadiuvato dalla traduttrice, quindi è importante che ci sia, perché segnala una presenza nel complesso del festival e non una vetrina dello scrittore, perché qui i suoi libri ci sono naturalmente in circolazione come quelli degli altri, ma si parla di un argomento preciso, non di un libro preciso, quindi è proprio la scelta del Festival Pescara Lucigiale quella di aver puntato l'attenzione su un argomento preciso. Ultimissima, l'ultimo libro pare sia un po' diverso, io non l'ho ancora letto, è vero e perché? Is that true? Yes, it's absolutely different, and for me it was the question, you know, if you look at the world at the moment with all its changes and all its dangers, I wondered where will we go in future, how will the future look like, and I think on my search this book became my answer. Allora sì, è diverso da tutti gli altri ed è nato da una riflessione, vedendo com'è il mondo oggi, ho pensato a dove stiamo andando e come sarà domani, e quindi questo libro è la mia risposta a questa domanda di dove stiamo andando, il nostro futuro. Un approccio, non le chiedo la fine del libro ovviamente, ma un approccio positivo o negativo? Anzi, c'è speranza o no? Well, I think this is up to us, up to the reader. I think I'm asking a question with no answer, and what I try is to, yeah, make the reader think. È tutto nelle mani del lettore, io faccio una domanda con questo libro che non ha risposta, però voglio che il lettore ci pensi, voglio provocare una riflessione in chi mi legge. Grazie a Wulf Dohrn e a Cristina Icardi. Grazie. Grazie. I confini sono davvero esplosi qui a Pescara Lucigiale, sì, lo spunto è il giallo, il noir, il thriller, ma c'è molto altro, c'è tutto ciò che riguarda la società di oggi, c'è anche il l'hackeraggio, ne abbiamo parlato con il professor Ziccardi, e ci sono i blog e i siti che si occupano di recensire questo tipo di letteratura. Sui blog e sui siti ci sono delle espertissime lettrici innanzitutto, in qualche caso
caso giornalista, in qualche caso scrittrice, in qualche caso l'una e l'altra cosa, ma soprattutto lettrici di passione. È il caso di Cecilia La Voppa, che diceva proprio nell'incontro che c'è stato su questo tema: noi leggiamo, ma con diciamo così, lasciamo esprimere il nostro cuore nei confronti della lettura di questo, di quel libro, senza condizionamenti, e anche se magari i libri arrivano ormai dalle case editrici, perché siete importantissime, però poi c'è una certa libertà anche, cioè si sceglie se recensire o meno in base a quello che è il proprio sentito, il proprio vissuto. Certo, perché comunque ormai al giorno d'oggi i blog in rete hanno molta visibilità, sicuramente maggiore di soltanto 10 anni fa rispetto alle testate giornalistiche, e quindi c'è una notevole richiesta da parte di case editrici, direttamente dagli scrittori, anche da autori emergenti che cercano popolarità. Ovviamente bisogna sempre filtrare le richieste, perché non tutti possono avere la stessa visibilità, e anche perché il lavoro che c'è alle spalle è molto impegnativo. Si parlava anche nel nostro incontro in questa occasione di libertà e di anche quei tentativi da parte di certi autori in qualche modo di comprare la vostra benevolenza promettendo questo o quello, tentativi che vengono gentilmente respinti, così come però voi siete molto prudenti sulle stroncature, perché? Allora, appunto, la libertà è quello che ci contraddistingue. Non avendo nessun tipo di vincolo verso nessuno e potendo scegliere liberamente se recensire o meno un libro, noi come Milano Nera abbiamo deciso di non pubblicare stroncature, perché un libro, la lettura è qualcosa di estremamente soggettivo, e quindi qualcosa che a un lettore può non piacere per modalità di scrittura o argomento può diventare il libro preferito o avere degli spunti appassionanti per qualcun altro. Poi ogni libro nasconde un grande lavoro di passione, amore, impegno di chi l'ha scritto. Quindi non ci sembra giusto pubblicare delle stroncature. Se ci sono delle critiche costruttive, questo sicuramente si può fare, ma sempre nel limite anche del buon gusto, perché a volte arrivano delle critiche che sembrano solo pure cattiverie. Ecco, questo noi evitiamo, parliamo di quello che ci piace come lettori. E sono potenti, perché questo è stato detto qui a Pescara Lucigiale, che sono queste signore, sono potenti in un senso molto molto buono e positivo e generoso del termine. L'ultima domanda che voglio fare è proprio su Pescara Lucigiale, perché è una prima esperienza per chi l'ha organizzato e una prima esperienza per voi che siete arrivati a Pescara in questa occasione. Che cosa ve ne è parso? Ma io ho partecipato ad altri eventi su Milano, perché io come Contorni di Noir ho un blog, diciamo, prevalentemente poi sulla zona della Lombardia come partecipazione agli eventi, quindi ho come riferimento eventi che sono anche molto più impegnativi rispetto a Pescara, che fa la differenza, il dettaglio, la cura dei particolari, l'attenzione degli organizzatori sia agli ospiti ma anche al pubblico. Ho notato molta, molta passione e proprio averci messo il cuore. Si vede, c'è stata anche una grande partecipazione anche da parte non solo dei pescaresi, ma delle scuole, anche degli stessi scrittori. Abbiamo avuto per esempio Wulf Dorn, scrittore internazionale, che ha partecipato a tutti gli eventi che ci sono stati nei giorni del festival, quindi assolutamente un riscontro positivo, ottimo. Beh, devo dire che per essere la prima edizione è stata veramente un successo, e come tutte le cose che nascono per passione, si sente, vengono trasmesse,
E questo è quello che abbiamo sentito noi anche venendo qui, la grande passione, l'amore, la voglia di condividere la lettura e l'amore per la scrittura e per i libri con tutti. Che poi noi siamo particolarmente felici che per la prima volta due esponenti, anzi eravamo in quattro del mondo dei blog, siano state invitate, abbiamo avuto l'occasione di dire cosa facciamo, perché lo facciamo e come lo facciamo, ecco, è qualcosa che veramente ci ha reso felicissime. Finisce qui la prima parte del doppio speciale Rete 8 Libri dedicato al Festival della Letteratura del Brivido che si è svolto a Pescara dal 5 al 7 maggio. Pescara Luci Gialle tornerà protagonista della prossima puntata di Rete 8 Libri, mercoledì 17 maggio.